Buonasera a tutti, buonasera a tutti, benvenuti a questa serata offerta da Circolo Culturale Primo Piano. Voi sapete che Primo Piano, oltre a fare un mensile, è un punto di riferimento importante di questa città, da molto tempo anche, e offre questa serata grazie agli sponsor che voglio nominare uno per uno, ossia sono Nexion, Firma, lo studio notarile Resciniti e Nial Nizzoli. Ora a me tocca un compito che da una parte molto molto gradito, dall'altra molto impegnativo, perché quando abbiamo con noi uno studioso che prima di essere, sottolineo prima, poi mi sento temporale, una notorietà televisiva, è un grande studioso, uno studioso che lavora anche da molto tempo. E quindi perché è impegnativo? Perché se dovessi snocciolare la bibliografia di Flavio Caroli arriveremmo alle 11:30 forse, no? Snocciolare e commentare. Ora io voglio proprio brevissimamente, per non rubare tempo la serata e a Caroli, individuare alcuni punti fermi, almeno secondo me, della sua produzione. Allora, lui ha fatto già certo tempo fa alcune importanti monografie, ne cito una, Lotto, anzi ne cito tre, due pittrici, in tempi in cui gender studies non erano neanche tanto avanzati. Lui ha studiato Sofonisba Languissola, delle pittrici quindi, ha studiato Fede Galizia, una pittrice, permettetemi, che ha qualcosa a che fare con Correggio, perché ha studiato a suo tempo anche Correggio, ha copiato Correggio, e poi ha fatto un percorso, una serie di percorsi che mi sembrano importantissimi e originali. Sono due percorsi fondamentalmente che vorrei presentarvi. Uno, la figura dell'artista. Lui ha studiato, in particolare ho in mente questo libro che ha anche un titolo di grande impatto, 37. Questi artisti che sono molti giovani, tanti, relativamente tanti, e si è chiesto il perché, no? In questo lui, oltre a fare una narrazione molto avvincente, anche, come dire, per alcuni aspetti anche romanzesca, lui però si iscrive in una linea di studi che ha avuto all'inizio del Novecento nel mondo austriaco due figure importantissime, che sono Ernst Chris, che poi fu anche uno psicanalista, e Otto Kurz. Questo libro, che viene pubblicato periodicamente perché è un bellissimo libro, La leggenda dell'artista. Ecco, Caroli si iscrive da questo punto di vista in questo filone. Poi c'è un filone, io direi, nella sua produzione ancora più importante, che è quello il tema del volto. Lui ha studiato già negli anni, se non sbaglio, 80, forse anche prima, no? Prima con Leonardo e la fisionomica. Lui ha studiato questa scienza, o se preferite pseudoscienza, dipende dai punti di vista naturalmente, che è la fisionomica, che ha un suono molto strano, per qualcuno anche magari un pochino complicato, ostico, ma è una scienza, è una disciplina che rimonta ai greci, Aristotele il primo, che fondamentalmente cercava di dire che cosa c'è nel volto di una persona. Che cosa c'è? Se io guardo in faccia una persona, che cosa vedo? Qui i greci, diciamo così, coniano, come ci ha spiegato Caroli, una scienza, ripeto, pseudoscienza, cioè imparare dal volto delle persone il carattere delle persone. Ci sono dei momenti forti, dei picchi, Girolamo Cardano, Giambattista Della Porta, naturalmente Leonardo, dimenticavo naturalmente, e poi ci sono gli altri momenti forti nel XVIII secolo, ma bene o male questa scienza arriva fino ai nostri giorni. Male perché pensavo alle deviazioni poi del nazismo, che eccetera eccetera. Ora, lui ha individuato un tema, a me sembra veramente importante nella nostra cultura, tant'è vero che, come nel caso di prima, lui si iscriveva in un filone autorevolissimo, lui di fatto si è
inscritto in un filone che poi ha dato frutti anche recentissimi. Vi segnalo un libro magnifico, secondo me, che è il libro Faces, Facce, di Hans Belting, un grande studioso tedesco, che si pone in modo diverso questo problema che lui si era posto già molti anni fa, appunto il volto. Che cosa c'è nel volto di una persona? Che ruolo gioca il contatto con i volti, con le facce, nella cultura europea e non solo europea, no? Vorrei dire, ma non so, qui a rubare del tempo, quanto gioca nella vita politica, no? Il contatto con un volto, quanto deriviamo dalla personalità di una certa figura politica dal volto. Chiudo qui. Poi c'è naturalmente il filone che ci presenta stasera, cioè il filone che lui ha frequentato da tantissimo tempo e continua a frequentare, cioè appunto il Novecento, la contemporaneità, scrivendo saggi come quello che ci viene presentato stasera, organizzando mostre come quella che sta preparando a Palazzo Reale, mi diceva prima Omar Galliani, insomma un'attività molto 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 impegnata anche e soprattutto sul contemporaneo, che è quello che è il tema della serata di stasera. Io non rubo altri minuti e vi lascio parlare il professor Caroli. Vado io. Grazie. Allora, io ringrazio prima di tutto lui che ha fatto una cosa magnifica, non osavo, no, approfondita, è tutto esatto, ha detto delle cose straordinariamente esatte. Lui è il professor Franzoni, Sì, beh, lui, ma no, ma scusa. Per me è lui, ecco, con la L maiuscola naturalmente. Poi ringrazio il dottor Fantuzzi per questo invito e poi però permettetemi anche di metterci due ringraziamenti personali, che sono uno per Danio Saltini, col quale ho una vecchissima amicizia che ho visto appunto poco fa nell'atrio, e poi ringrazio Omar Galliani, che è compagno di viaggio da tanti anni e forse vedremo qualcosa anche adesso sullo schermo. Allora, prima di tutto due parole, ma proprio cerco di sintetizzare proprio al massimo il discorso. Due parole. Prima di tutto, perché ho scritto questo libro? Perché, diciamo la verità, c'è una ostilità o un sospetto quantomeno nei confronti dell'arte contemporanea. Finché si parla di arte antica tutto va bene, tutto fila, di fronte al contemporaneo improvvisamente si sente un gelo, un disorientamento, insomma, che va spiegato, il che naturalmente contrasta col fatto che poi c'è sorpresa, insomma, ogni volta che leggiamo sui giornali che... ecco, allora, vedete questo qui? Questa è la copertina... No, dov'è? Sì, eccolo lì. È la copertina del libro. E il gemello di questo quadro, che è di Jean-Michel Basquiat, insomma, un artista morto giovanissimo anni fa, che io ben conoscevo, è stato venduto 2 anni fa, sapete a quanto? Il gemello di questo quadro, a 93 milioni di dollari, cioè una fabbrica, il che naturalmente comporta un'assurdità, insomma, c'è qualcosa che non torna. Ecco, il punto è proprio questo, cercare di commisurare i valori spirituali, diciamo così, dell'arte contemporanea con i valori anche venali. È un problema di, insomma, dobbiamo capirci, insomma, al riguardo, no, e non è sempre detto che i conti tornino o che siano esatti, ma è proprio nell'analisi intorno appunto alla realtà o alla credibilità di quello che accade che vive, prende vita l'arte moderna, il problema dell'arte moderna. Dunque, allora io direi di partire subito, perché il nostro l'approdo finale naturalmente è l'arte d'oggi che io ho vissuto intensamente, proprio perché io lo ringrazio di quello che ha detto. Io, come dire, sono stato e sono forse uno studente, ecco, per lavoro, per professione, naturalmente anche per amore.
l'amore, ma insomma il mio vero vizio è l'arte contemporanea. E qui c'è poco da fare, insomma, no? Poiché nella vita si amano più i propri vizi che le proprie virtù, io di questo mi sono essenzialmente occupato. E quindi il traguardo finale è quello, però non si può arrivare al traguardo finale se non si dà per scontato che c'è un passato, insomma, un passato anche vicino alle spalle. Io parlo di sette pilastri perché in effetti, voglio dire, Lawrence d'Arabia a parte, è un fatto, insomma, ho constatato che proprio i pilastri, cioè, c'è un disegno anche all'inizio di questo libro che disegna una specie di tempio appunto con delle colonne, e le colonne portanti di quello che è accaduto e che continua ad accadere oggi sostanzialmente sono sette. Per cui io partirei immediatamente dalla prima colonna, che è la colonna dell'informale. Ecco, è accaduto qualcosa 70-80 anni fa che ha veramente cambiato, insomma, completamente i termini del pensiero in figura occidentale e non solo occidentale. Cioè improvvisamente l'arte ha perso forma, ha perso dimensione. Scusatemi, ho un po' di raffreddore, sta passando, ma insomma questo è. Insomma, questa entità, questa realtà che è stato il pensiero in figura occidentale, che è vissuto di forma per secoli o anche per millenni, improvvisamente ha perso dimensione. Io uso le parole proprio di Michel Tapie, cioè di uno dei fondatori appunto della cultura informale. E quello che è straordinario è che ha perso dimensione, adesso io sto pensando a un anno preciso, anzi addirittura dei mesi precisi, contemporaneamente in Europa e in America. E questo è proprio uno di quei miracoli che accadono nella storia, che sono stati così acutamente, insomma, affrontati, naturalmente mai risolti, proprio da Abby Warburg, cioè dalla scuola appunto di quella grandiosa idea che è nata ad Amburgo, che poi si è trasferita a Londra, dove è tuttora aperto quello che secondo me, insomma, è il più bel istituto di storia dell'arte del mondo, cioè appunto la Fondazione Warburg, che è strettamente collegata a tutti i nomi che diceva lui prima. Aggiungerei Ernst Gombrich, io non ho capito se lei l'ha no. Detto, ecco, allora lo dico, Ernst Gombrich, al quale devo molto proprio perché lo conoscevo e proprio perché come dire, la frequenta, per esempio sul tema della fisionomica, la frequentazione umana con lui è stata essenziale, insomma, per me. Io da lì sono partito, proprio anche da quelle chiacchiere, insomma, umane che facevamo. Allora, qual è il mistero che ha indagato Warburg? Il mistero è questo, che improvvisamente accadono nella storia dei fenomeni che hanno lo stesso segno, che vanno nella stessa direzione, nei luoghi più diversi e senza alcun rapporto di interdipendenza fra di loro. Nella fattispecie io sto pensando dei primi mesi dell'autunno dell'anno 1943, e avanti per favore, e comincerei a vedere appunto il tutto a New York, perché a New York è accaduto che Peggy Guggenheim, che ha lasciato fortunosamente l'Europa per sfuggire alle cose orribili appunto che in quel momento accadevano in Europa, è tornata negli Stati Uniti e a New York ha aperto due gallerie d'arte. Una galleria di sapore figurativo, e di sapore figurativo in questo momento vuol dire surrealista, cioè lei espone lì i suoi amici di Parigi, cioè Max Ernst, che diventerà rapidamente suo marito, e il circolo, insomma, surrealista che gira intorno a Max Ernst. E l'altra galleria di sapore astratto. Questa galleria ha un padre ideale che è Piet Mondrian, il quale Mondrian a sua volta in questo momento è fuggito dall'Europa ed è approdato a New York. Però Peggy Guggenheim è donna di eccezionale intuito
e capisce, tutte e due le gallerie sono uptown, cioè nella New York affluente, quindi apparentemente niente a che fare insomma col mondo dell'arte, degli artisti, ribollente mondo degli artisti newyorkesi in questo momento, però lei col suo eccezionale fiuto capisce che downtown, cioè appunto nella New York operaia, nella quale appunto trovano in questo momento anche abitazione e studio i nuovi artisti, capisce che lì c'è qualcosa che sta succedendo. Sta succedendo intorno a un luogo che si chiama Cedar Tavern, Cedar Tavern, insomma, la taverna del insomma, lì in questo pub, insomma, in questa specie di osteria, ma molto alla buona, ma molto ben frequentata, accadono cose nuove. E lì i nomi cominciano a venire a galla, e sono i nomi di tutti i nomi eccezionali, insomma, Pollock, De Kooning, Mark Rothko, Franz Klein, insomma, sta accadendo qualcosa. Tant'è che si discute appunto in questo circolo downtown se dare un nome a quello che sta accadendo. Liti naturalmente, come accade fra gli artisti, insomma, l'ultima discussione, e alla fine arrivano due parole: espressionismo e astratto e astrazione. Si discute a lungo alla fine e si arriva a una rottura proprio sul punto fra espressionismo e astratto. Ci vuole una lineetta o no? Cioè, l'astratto è una cosa autonoma, è un sostantivo o è un aggettivo di espressionismo? Insomma, si discute, però qualcosa sta accadendo. Fatto sta che lei si innamora, lo so, qui le cose da raccontare sarebbero eccezionali, in questa sede al tavolo, tanto per dirvene una, in una certa sera ci sono Pollock e De Kooning affiancati che si passano sul marciapiede lì appena fuori una bottiglia di whisky, e Pollock dice a De Kooning: bevi Bill, tu che sei il più grande pittore americano, e De Kooning beve, poi lo passa a Pollock e dice: no, tu Jack bevi, che sei il più grande pittore americano. Insomma, la mattina li hanno trovati accasciati sul, e questi erano Pollock e De Kooning, cioè non stiamo parlando di figure di serie B. Insomma, fatto sta che Peggy Guggenheim va a fiutare da vicino la situazione e si innamora di un artista in particolare, che è appunto Jackson Pollock, che vedete in questo momento. A questo punto Peggy sta cambiando casa. Entra in un nuovo appartamento con un grande atrio e decide di affidare a Pollock una grande tela, insomma, che lei chiama murale, ma è un murale su tela, appunto, lungo circa 15 metri per l'atrio della sua casa. E qui cominciano ad accadere cose eccezionali, straordinarie, perché intanto abbiamo una testimonianza dalle lettere di Pollock al fratello. Intanto Peggy Guggenheim dice nella sua autobiografia che Pollock andava lì tutte le sere davanti alla parete bianca e non faceva nulla, finché una certa sera, in una sola seduta di lavoro, fino all'alba, ha risolto il problema. Ma torniamo un attimo indietro. Ci sono le lettere di Pollock al fratello. E Pollock dice: ieri finalmente abbiamo montato la maledetta cosa, the damned thing in inglese, cioè la tela, eccitante come tutto l'inferno, exciting as all hell. Ciò che viene normalmente tradotto maledettamente eccitante, però la versione esatta, letterale, è exciting as all hell, eccitante come tutto l'inferno. E fatto sta che Pollock questo fa, dipinge l'inferno in questa grande tela che è fatta come di lingue di fuoco, lo spazio viene annullato, cioè quell'idea di profondità spaziale, di respiro appunto razionale del mondo che era nato a Firenze nei primissimi anni del 400 con Brunelleschi eccetera eccetera, viene annullato. Qui la pittura fa muro, all'occhio è vietato appunto di spingersi oltre.
la realtà appunto si schiaccia e in qualche modo come dire annega, ecco, anche le facoltà ecco, di comprensione, ecco, del mondo, ciò che viene introdotto appunto dal dipinto di Jackson Pollock. Allora, questo è il momento, e guardate che qui siamo veramente a uno snodo antropologico, insomma, questo è il momento nel quale viene introdotta l'idea di caos nella cultura, non nella pittura, ma nella cultura contemporanea. Ora, tant'è vero che nel dopoguerra, cioè la cultura del caos è quella che ancora ci guida, fatto sta che nel dopoguerra verrà scritta addirittura una teoria del caos, ma insomma bisogna avere le idee chiare su un punto. Caos non vuole dire confusione, caos vuol dire energia, fondamentalmente vuol dire energia. Pollock inventa, crea il momento, introduce nel sapere occidentale l'idea di energia. Tant'è vero che il seguito di tutto questo sarà in quella che Pollock stesso ha definito pittura di azione, action painting, ne vedete una magnifica, un capolavoro assoluto nell'opera che state vedendo in questo momento, perché questo dipinto si intitola Pali Blu, cioè finita la fase di invenzione appunto della pittura di azione, Pollock rompe con New York, si trasferisce in questa isola, in campagna, insomma, vicino a New York, vicino alla sua casa c'è una grande foresta e tutti, è leggenda, insomma, il fatto che tutti i giorni prende l'auto, la macchina, e fa una corsa a velocità sfrenata lungo questa foresta. I pali, appunto, sono gli alberi di quella foresta. E qui l'occhio beve vertigine, beve velocità, beve una assoluta ebbrezza di vita e di pittura, perché questa è grande pittura, è pittura di grande qualità, e questo fa Pollock in questo momento. Allora, una piccola parentesi, adesso a Pordenone abbiamo fatto con Maurizio Cucchi, col poeta Maurizio Cucchi, una cosa, cioè Cucchi ha scelto sette capolavori appunto della pittura e ha scritto sette poesie, uno, il primo è proprio questo. E Cucchi scrive e fa notare che riferendo, c'è un filmato, insomma, nel quale si vede Pollock che dipinge, e Cucchi con l'intelligenza appunto di un pittore, cioè di uno che non necessariamente si occupa di pittura, fa notare che l'esattezza con la quale Pollock conduce proprio questa pittura, che in sé è smagliante ed è di qualità suprema, insomma è assolutamente di qualità suprema, è esattissima. Cioè qui di casuale, caos sì appunto, ma caos in quanto energia e caos in quanto esattezza assoluta e splendore appunto dell'occhio. Questo fa Pollock nel 1952. Fatto sta che questo dipinto è una specie di prefigurazione di quello che accadrà quattro anni dopo, nel 1956, allorché Pollock carica in macchina due ragazze, una è la sua fidanzata del momento, l'altra è una sua amica, e lancia la macchina alla velocità appunto folle vicino a questa foresta, e quasi sicuramente a un certo punto punta la macchina contro uno di questi alberi, e lì muore lui e muore la sua fidanzata del momento. Fino a qualche anno fa c'era ancora qualcuno che ricordava un clacson che non cessava di suonare, e guarda caso saranno un paio di mesi fa, qualche settimana fa, e forse è capitato anche a voi, ho visto in televisione le foto proprio dell'incidente di Pollock con la macchina completamente ribaltata, e proprio il senso, insomma, il senso di questa autodistruzione che Pollock ha voluto contro i pali blu che vedete in questa immagine.
Naturalmente, ciò accade nel 1956, la leggenda popolare rimane travolta dal fatto che pochi mesi prima è morto sulla sua Porsche anche James Dean, altra leggenda appunto dei tempi. Insomma, qui nasce il romanticismo del dopoguerra. Contemporaneamente, naturalmente, c'è il jazz, potete immaginarlo, adesso io stavo pensando a Chet Baker, ma insomma Charlie Parker e via dicendo, c'è il cinema contemporaneo, è la nascita appunto del romanticismo del dopoguerra, e qui proprio comincia qualcosa. Io qui vorrei fare tanto una parentesi su, tante ne dovrei fare, ma insomma io qualcuna la faccio. Vorrei fare una parentesi su Peggy Guggenheim, perché non finiremo mai di tributarle, di riconoscerle appunto l'eccezionale qualità proprio che ha avuto la sua via, e la sua vita e la sua intuizione. Ecco, io l'ho conosciuta Peggy Guggenheim poco prima che morisse, cena a Venezia sul Canal Grande per parlare del 79, per parlare della Biennale dell'80, il pittore San Tommaso mi prende e mi porta davanti a lei, che era seduta su una poltrona come un trono, come Nefertiti, e mi dice, San Tommaso mi dice, parla, e io provo di parlare di Pollock, ma chiaramente non gliene fregava niente. Provo di parlare di Max Ernst, che era stato suo marito, chiaramente non gliene fregava niente. Casualmente però in quei giorni ero stato, ve lo racconto perché è significativa la storia, in quei giorni ero stato a Parigi, dove avevo mangiato in un certo posto, insomma, un'eccellente zuppa di moule, di cozze, e mi è scappato di dirlo, non sapevo proprio cos'altro dire. E all'improvviso ho visto Peggy Guggenheim che ha drizzato le antenne, che ha drizzato le orecchie e ha voluto sapere tutto del ristorante, della zuppa di cozze e via dicendo. Io quella sera ho capito, ecco perché lo racconto, perché io in quel momento io ho capito che lì dietro c'era un appetito formidabile, appetito di uomini nel senso di esseri umani, appetito di opere d'arte. Infatti quello è il momento nel quale Peggy Guggenheim dice: d'ora in poi io comprerò un'opera d'arte al giorno, e questo ha regolarmente fatto nel seguito della sua vita, oltre naturalmente all'appetito per la zuppa di cozze che diamo per scontato. Insomma, una donna formidabile, ecco, e alla quale è dovuto tutto ciò. E allora si arriva, Pollock sta lì tutti i giorni, poi una certa notte in una sola seduta di lavoro risolve il problema e si arriva al giorno dell'inaugurazione. Sino che Pollock era un grandissimo artista, ma non era un grande bricoleur, cioè non sapeva usare le mani. Fatto sta che nel pomeriggio tenta di appendere, si mette lui insomma per appendere questo telone all'ingresso della casa di Peggy Guggenheim, e non ci riesce, per cui si innervosisce, comincia a telefonarle, e lei dice: no, io non posso perché alle 7 ho un party nella casa vera e propria, insomma al di là della porta. E lui a questo punto si innervosisce ancora di più e trova una bottiglia di whisky e comincia a bere, lui che già era in cura a questo punto per alcolismo. Insomma, fatto sta che si arriva alle 7, 7 e mezzo, fate conto, alle 8, e Pollo, completamente ubriaco, fa irruzione là dove c'è il party. Narrano le cronache, ma sono tante cronache, quindi deve essere sicuramente vero, urina nel fuoco. E a questo punto la scena è assolutamente imbarazzante, e se non che, e questo io voglio arrivare a raccontarvi, al party è presente Marcel Duchamp. Marcel Duchamp è quell'uomo geniale, naturalmente anche lui, è colui che negli anni precedenti aveva ufficialmente dichiarato la morte della pittura, cioè la morte della dimensione, come diceva lui, retinica dell'arte.
aveva proclamato la morte della pittura, però insomma la scena era terribile, e Duchamp dice ma no, ma è perché Duchamp aveva dichiarato la morte della pittura, ma era un grande bricoleur, come si vede dalle sue opere, sapeva usare le mani, e lui dice ma no, ma ci vado io a montare quella tela. Infatti va di là e monta, quattro colpi di martello e monta la tela. Allora, conclusione, io vi inviterei a riflettere su questo punto. La tela che rilancia indefinitamente a oggi e al futuro la pittura è stata appesa a un muro da colui che aveva dichiarato ufficialmente la morte della pittura. Amen. Io vi invito a prenderne atto, cosa che normalmente non viene presa in considerazione, ma insomma certo è molto significativa per le anime, ecco, che compongono l'arte occidentale. Avanti per favore, salto Mark Rothko, che pure è fondamentale, e perché voglio arrivare ancora allo stesso mese d'autunno del 1943, ma a Parigi. A Parigi c'è un pittore considerevole, che è questo, che si chiama Jean Fautrier, il quale, sì, solo che, capite, New York era New York, ma a Parigi c'erano i nazisti. Parigi è occupata dai nazisti, anche lui scappa, esce da Parigi, va in una casa di campagna dalla quale vede in basso un campo di concentramento. Ed è lì, vedendo quella povera umanità, che dipinge una serie di quadri che intitola Otage, ostaggi. Questo è uno di quelli, tant'è vero che questo poi ha proprio per titolo L'Ebrea, nella quale Fautrier crea, inventa, pensa la versione europea appunto dell'informale. L'informale americano era essenzialmente azione, l'informale europeo è essenzialmente materia. La pittura cresce per sedimenti di materia, oltretutto con una squisitezza di pittura assoluta, quei viola, quei rosa, proprio c'è la tradizione della pittura europea, della grande pittura, dell'estetismo insomma anche francese, e così la pittura, l'immagine perde forma per strati appunto di materia. Ora, qual è la rivoluzione apportata al sapere ancora una volta contemporaneo da Jean Fautrier? È il fatto che, cari amici, io sono addolorato di dovervi comunicare che noi, tutti noi, nella storia dell'universo, 4 miliardi e mezzo di anni, siamo un respiro, un soffio, che per un attimo prende forma, dopodiché resta materia, materia e un po' di energia. E Jean Fautrier intuisce tutto questo e traduce in pittura esattamente tutto questo. Insomma, è nato ufficialmente l'informale, e l'arte stessa ha conosciuto una svolta che sarà quella che avrà più lunga durata e consistenza fino a noi, ancora tutto sommato, insomma, ancora oggi. Adesso io qui non ho tempo di dilungarmi sul seguito, ma insomma, tanto per capirci, sarà informale l'arte povera, insomma, della quale rapidamente parleremo, anche perché la natura, cioè quel capitolo naturalistico che non prevede forma, ci sarà un nuovo informale a cavallo fra gli anni 70 e 80, e c'è un nuovo informale proprio degli artisti più giovani, insomma quelli che hanno 30-40 anni, è palese insomma che quello è lo strumento insomma che usano di più. Insomma, è accaduta una rivoluzione. Avanti per favore. Ma noi italiani, ecco, in questo concerto non abbiamo di che lamentarci, perché abbiamo uno dei protagonisti mondiali proprio della cultura informale, che è Alberto Burri, che vedete in questo momento.
Negli anni 50 Alberto Burri compone questi quadri con dei sacchi, che sono i sacchi, letteralmente, sono i sacchi degli aiuti che arrivavano, il piano Marshall, insomma, quello del dopoguerra. Poi con questo i sacchi, cioè sai, no? C'è questo senso umbro, francescano, ecco, appunto, della materia, tutto però composto, cioè il caos è questo, è ordine alla fine. C'è quella, e poi c'è quella ferita, e c'è quella ferita che allude esplicitamente, Burri era medico, a una incisione chirurgica non ancora suturata. Adesso voi mi direte: ma lei come fa a sapere queste cose qui? Sì, le so perché me l'ha detto lui, perché io Burri l'ho conosciuto presto, perché nel 69, fine 68, 69 ho vinto una, dopo la laurea ho vinto una borsa di studio a Roma, e Burri stava con una mia compagna di studi di nome Giovanna De Feo, che per inciso citiamo anche qui per ricordarla. No, lei è viva e vegeta. Ecco, e ho cominciato a frequentare Burri, tant'è vero che dieci anni dopo ho dovuto scrivere un libro su Burri, che poi ho intitolato, che ha avuto per titolo La forma e l'informe, cioè siamo proprio nel tema, insomma, del quale stiamo parlando. Sono andato a trovarlo nella sua casa, Città di Castello, laddove oggi ci sono i bellissimi musei, appunto, che Burri, la Fondazione Burri, insomma, i musei della Fondazione Burri. E lì è accaduto che prima insomma chiacchiere in basso, poi Burri mi ha caricato su una Mercedes fuoristrada, lo ricorderò sempre, e poi mi ha portato in cima a un monte senza strada, capite? Immaginate, in mezzo al bosco, insomma, e si arriva in cima a una casa di passo. Voi sapete meglio di me che una casa di passo vuol dire è per i cacciatori, insomma. E Burri era un cacciatore e forse un sanguinario, un po' anche un sanguinario. Fatto sta che lui prima andava lì a caccia, poi aveva comprato la casa, l'aveva restaurata. Mi diceva lui, in un primo tempo si produceva la luce con un motore di un camion. Insomma, adesso era tutto restaurato. A un certo punto si è trattato di andare a dormire, ma insomma dopo poco io ho capito che non era il caso, sono uscito, ecco, e qui ho visto una delle cose più indimenticabili di tutta la mia vita, perché eravamo là in cima al monte e quello che c'era era una linea d'orizzonte, ecco, fra un verde più cupo, che era il verde della foresta, e il verde schiarito, fra l'altro era una notte di luna anche quella lì, quindi è il verde e il blu più chiaro del cielo. Ma tutto questo non era silenzioso, c'era una vita attivissima, ecco, cioè gli uccelli parlavano fra di loro, come diceva Lucio Dalla, i cani parlavano fra di loro, tutto era vivo. Ecco, dopo un po' io ho sentito di non essere solo, insomma, Burri infatti era di fianco a me, ecco, e quel mio libro aveva per tema un ciclo di quadri di Burri che si è chiamato Cellotex, cioè erano quadri divisi da una linea d'orizzonte. Ecco, Burri di fianco a me in quel momento non ha detto niente, semplicemente ha alzato una mano e ha fatto così, mi ha fatto vedere la linea di orizzonte. Ecco, io in quel momento ho capito una cosa che non avevo mai capito e che è molto forse è difficile da capire, e che però naturalmente non ho mai più dimenticato, che è questo. Insomma, io quella sera ho capito quella cosa che alla quale solo l'arte può rispondere, che è la linea d'orizzonte fra l'essere e il nulla. Ecco, io quello ho capito, che c'è una cosa che una linea d'orizzonte fra l'essere e il nulla che non c'è scienza al mondo che possa spiegare. Solo l'arte può avvicinarsi, e poi non ci riesce neanche l'arte naturalmente, ma può avvicinarci appunto a quel mistero. Ecco, questo io quella sera ho imparato da Alberto Burri. Avanti, per favore. Per ognuno, dopo poi sarò più veloce da questo momento in poi, per ognuno di questi pilastri io mi sono impegnato anche a segnalare il più
importante artista vivente, e nella fattispecie io segnalo Julian Schnabel, che vedete in questo momento. Julian Schnabel, che tutti noi conosciamo forse addirittura più come regista che come pittore, cioè ha fatto dei grandi film, il film su Basquiat per esempio, cioè sull'artista del quale abbiamo parlato precedentemente. Questo quadro lo fece per una mostra che organizzai nel 1980, quindi figuriamoci, sono ormai 42 anni fa, alla Triennale di Milano, che si chiamava Nuova Immagine. Galliani era presente e ricorderà. E questo quadro è fatto di piatti rotti, con grande eleganza, quindi materia, però insomma con grande eleganza, come lui, un brutalone di grande eleganza. Fatto sta che io Schnabel l'avevo conosciuto 2 anni prima, perché era arrivato a Milano con una sua fidanzata bellissima che faceva la modella ai tempi, e lui per campare lavorava in un ristorante, faceva poco più che lavapiatti, e secondo me quando ebbe questo invito da Milano, questo quadro l'ha fatto proprio in ricordo del proprio passato, insomma una specie di omaggio appunto alla Milano che lui ricordava. Julian Schnabel, avanti per favore. Il secondo pilastro fondamentale naturalmente è quello della pop art. La pop art che ci tiene in piedi da tanto tempo. Allora, intanto va chiarito che la parola pop art non è affatto una parola di origine americana, ma è una parola di origine inglese, e chi l'ha inventata è questo signore qui, che si chiama Peter Blake, che tutti conosciamo ancora una volta perché è quello che ha fatto quasi tutte le copertine dei Beatles, il famigerato, no? per dirne una, la più celebre, Sergeant Pepper, Lonely Heart, Club Band, eccetera, l'ha fatta lui e altre ne ha fatte. E la sua pittura è questa, è fatta di immaginette, di immagini del passato, le immagini insomma che ci sono in fondo ai nostri cassetti, vecchie fotografie, vecchi ricordi di college, vecchie immagini, l'archivio del proprio passato. Ecco, questo ha fatto Peter Blake. E comunque Peter Blake era strettamente legato, come si capisce, proprio al giro della musica, al giro dei Beatles, e questo è un momento, è proprio uno shock che ha toccato la cultura occidentale, perché gli inglesi sono arrivati in America. Allora, qualche mese fa mi arriva a casa un libro con in copertina, vedo Elvis Presley, e scritto in grande Andy Warhol, e io penso, dico, vabbè, solito libro su Andy Warhol, vabbè. Invece dopo un po' guardo meglio, dopo un parecchio tempo, e mi rendo conto che no, non è un libro su Andy Warhol, è un libro scritto da Andy Warhol, ed è un libro divertentissimo perché racconta proprio la nascita della pop art a New York. Per esempio, nel 1960, capite il trauma, nel 1963 a New York improvvisamente i Beatles diventano primi e secondi in classifica nella America di Elvis Presley, della musica americana di quegli anni. Potete immaginare il trauma. E Andy Warhol, che è molto spiritoso, racconta, fra tante altre cose molto divertenti, che in quegli anni lì gli intellettuali newyorkesi, che è il massimo dello snobismo, non andavano più a lezioni di francese come facevano, andavano a lezioni di francese per dire ho letto Proust o Baudelaire in francese, no, andavano a lezione dagli inglesi proprio per illudersi di avere un po' di accento londinese, per poter dire vengo da Londra, anch'io vengo da Londra. Quindi pensate un po' cosa diavolo deve essere successo. Fatto sta che, avanti per favore, fatto sta che Andy Warhol cresce appunto in questo clima. Andy Warhol è diversissimo da tutti gli altri della pop art, inutile quando si dice Warhol, Lichtenstein, eccetera, c'è un abisso fra l'uno e l'altro.
E Warhol arriva a questo, appunto, Gioconda, all'idea, titolo 30 meglio di una, all'idea che lui stesso scrive nella sua autobiografia, un affare è la migliore delle opere d'arte. Quindi il cinismo di Andy Warhol, ecco, cinismo al quale io non ho mai creduto, perché quello che io ho visto personalmente non torna con questo. E le cose sono andate così. Nel 1975 ero a New York e chiedo a una signora, che ha il nome Martha Jackson, dico: vorrei incontrare Warhol. E lei mi prende un appuntamento con Warhol, 4 del pomeriggio, la Factory, in quel Factory, che non è la prima, non quella tutta d'argento, è la seconda, che era un appartamento. Era vicino a Union Square, taxi, si scende e sotto l'appartamento di Warhol c'era la libreria Rizzoli, capitale appunto dello snobismo, appunto della cultura, dell'intellettualità newyorkese, e la vetrina della Rizzoli era tutta piena di libri di Pasolini. Perché? Ma perché qui eravamo a Natale del 75, Pasolini era stato ucciso il 2 di novembre del 75. E appunto io salgo, Andy Warhol arriva con un po' di ritardo, con Marisa Berenson, e il primo quarto d'ora, diciamo, è assolutamente insignificante, perché io gli chiedo: lei ama la pittura italiana? Lui guarda il suo assistente, il assistente dice: oh sì, Raffaello, Michelangelo, cioè banalità, pure banalità, e dovevano essere banalità. Finché a un certo punto, insomma, non essendoci più niente da dire, non so perché salta fuori la parola Pasolini, e qui la scena cambia da così a così, perché Warhol vuol sapere tutto. Poi io non sapevo niente, io sapevo quello che leggevo sui giornali, insomma, come tutti gli altri, ma insomma lui era interessatissimo. Secondo me, io ho sempre pensato che sullo sfondo c'era la scommessa, insomma, quanto ognuno di noi è disposto a buttare sul piatto delle proprie passioni, ecco, questo era il tema. Insomma, fatto sta che la roba va per le lunghe, un'ora e mezzo, due ore, insomma. Poi mi accompagna all'ascensore, mi dice: se lei ha bisogno di qualcosa a New York me lo dica. Ho avuto bisogno di qualcosa, perché dovevo incontrare il gallerista Bishop Berger, e lui me l'ha fatto incontrare. E poi ho cominciato a vederlo in giro per il mondo, no? nel circo dell'arte, cioè una volta a Colonia, una sera a Londra arrivo e vedo sul giornale che c'era la sua inaugurazione alla galleria, vabbè, fra un po' ve lo dico, e Anthony Doffé. Arrivo, gente così, chiedo di lui, insomma, l'ho trovato, era alla toilette a rimettere, perché l'assembramento gli faceva paura. Insomma questo, e finché ultima tappa non arriva a Milano, proprio a Milano, per dipingere l'ultima cena da Leonardo da Vinci. Allora, io ho ammaestrato la storia di Londra, non vado all'inaugurazione, ci vado il giorno prima, mentre c'era l'allestimento. E lì è accaduta un'altra cosa strana, perché lui mi ha fatto un sacco di domande, cioè io mi sono sempre chiesto che lui dice, insomma, secondo me, se non altro, lui aveva capito che io mi occupavo di storia dell'arte, ecco, questa è la cosa. Allora mi fa un sacco di domande, non tanto sull'ultima cena di Leonardo, quanto sull'ultima cena, e secondo me ciò che lo toccava di più era la storia dell'orto degli ulivi, cioè c'era qualcosa di religioso lì dietro, e c'è poco da fare. Insomma, fatto sta che a me la storia del cinismo non mi ha mai convinto. Due mesi fa apro la Repubblica, due pagine della Repubblica che parlano di una mostra tuttora aperta al Brooklyn Museum di New York, nella quale si dimostra che Andy Warhol era pieno di questi problemi, assillato da problemi religiosi. Lui era cecoslovacco di origine, quindi soprattutto in chiave ortodossa, e quindi era pieno di queste cose, e dunque altro che lui questi temi li aveva. Insomma, fatto sta che la sera seguente
La mia amica Crizia aveva fatto una cena in suo onore. Se vi ricordate la pubblicità di Crizia, era proprio fatta, presa dai ritratti che le aveva fatto Andy Warhol. Insomma, alle 10 mi sento le mani sulle spalle, il mio tavolo era qui, era pieno, lui si è messo lì di fronte e anche qui è successa una cosa strana, perché io lo guardavo, a un certo punto la parrucca argentata gli era andata storta, ma non c'era niente di grottesco, era qualcosa di drammatico, ecco. Insomma, e qui mia moglie dice: questo non lo dire, ma io ve lo dico. A un certo punto io l'ho visto morto, ecco, proprio ho visto il teschio. Fatto sta, una settimana dopo, Corriere della Sera, morto Andy Warhol. Io sono amico di una signora che si chiama Daniela Morera, moglie di un mio amico, che ai tempi faceva la mannequin ed era l'unica italiana entrata nel clan di Andy Warhol, e in quei giorni era a New York. E lei mi raccontava che, dico, ma come sono andate le cose lì? Dice, si è sparsa la voce che Andy deve fare un intervento chirurgico, quindi piccolo intervento chirurgico, piccolo shock anafilattico, piccola morte. Insomma, secondo me, io ho sempre pensato che, siccome Andy Warhol, che teorizzava il nulla, aveva una paura, se mi permettete la parola, fottuta del nulla. Ecco, questa è sempre stata la mia impressione, e secondo me il gelo che si vede sempre dietro le sue... perché c'è sempre un gelo dietro l'immagine di Warhol, anche queste sono tutte immagini cimiteriali, quella di Jacqueline Kennedy, e poi le sedie elettriche, e poi gli incidenti stradali, appunto, quindi c'è sempre qualcosa di gelido dietro, insomma, secondo me deriva da quello. Avanti per favore. Poi c'è il grande pilastro della figurazione, perché la pittura, come no, è viva, è vegeta, è figura, appunto. E qui il grande è Francis Bacon, che secondo me è proprio uno dei grandi del secolo, fra l'altro, del secolo scorso. Francis Bacon ha dipinto a un certo punto una serie di papi urlanti, ispirandosi a un grande quadro, a un grande ritratto di Innocenzo X di Velázquez, che è esposto a Roma. Il quadro Velázquez è la pittura stessa, insomma, è immenso. Bacon non ha mai voluto vedere il quadro dal vero, e però si è ispirato a quel quadro, e solo che il pontefice di Bacon è, come vedete, è chiuso in una specie di gabbia per scimpanzé, è come dietro un vetro di plexiglass, e urla, cioè la bocca è aperta in questa invocazione, insomma, in questo urlo che si ferma nella strozza, che non riesce a uscire, a comunicare. Ora, la pittura è bellissima, perché poi due toni, come vedete, viola, bianco, insomma, Bacon è anche un grande pittore. Ora, io ho una vita che sogno di fare una mostra intitolata L'Urlo, proprio partendo da Michelangelo e passando da... lui citava, e la ringrazio, Sofonis Banguissola, che ha fatto un'opera fondamentale a riguardo, Caravaggio, insomma, giù per la pittura, fino all'Urlo di Munch, il perché non ho mai fatto la mostra è dovuto al fatto che l'Urlo di Munch non me l'hanno mai prestato, insomma, ci sono tre versioni, ma non le danno, e quindi fare la mostra L'Urlo senza l'Urlo di Munch evidentemente non ha senso. Insomma, un grande capitolo questo. Poi un altro grande artista tuttora vivente, avanti per favore, in una chiave di figurazione completamente diversa, ma nobilissima e bellissima, è questo, un altro inglese, David Hockney, il quale a un certo punto è andato in California, e questo è un quadro californiano, ed è un quadro fatto di luce dell'acqua, luce del cielo, luce, ecco,
non si vede neanche l'uomo che si è tuffato, luce nello spruzzo, insomma, appunto sollevato dall'uomo. Insomma, in realtà Hockney è veramente l'erede di Matisse, ecco, nel tempo più vicino a noi. Peraltro David Hockney è tuttora vivo e fa dei quadri meravigliosi partendo da immagini fatte con l'iPhone. Cose bellissime, no? Parte da un'immagine, poi la ritocca e fa delle cose a mio avviso splendide, ultra ottantenne, ma insomma è ancora un grandissimo pittore. Il grande della figurazione, avanti per favore, che segnalo è questo, è un americano che si chiama Robert Longo, era anche lui in quella mostra Nuova Immagine e non era affatto ai tempi ritenuto un protagonista. In quegli anni lì, 1980, era la moda portava in altre direzioni. Ma io a me parve, insomma, di capire che c'era proprio una voglia di figurazione nuova, perché la bandiera americana l'ha dipinta anche Jasper Johns, insomma, l'ha dipinta anche altri, ma in lui c'è un'idea, ecco, di nuova figurazione, secondo me veramente nuova, insomma, veramente innovativa. Fatto sta che oggi poi so che lo so perché me l'hanno detto naturalmente, che è un divo del mercato, e mi diceva uno dei suoi galleristi odierni, si lamentava con me, diceva ma costa un sacco di soldi, e io gli ho detto se mi davi retta 40 anni fa lo compravi a niente, e adesso, insomma, si scherza naturalmente, ma fatto sta che è proprio un po' un futuro, insomma, della figurazione. Robert Longo. Avanti per favore. E poi c'è, e qui entriamo nel mondo delle avanguardie, e c'è il tema dello spazio, insomma, dell'ambiente, di quello che si è definito ambiente. E in questo senso, cioè, a un certo punto l'arte si è posta il problema di uscire dalla bidimensione, di entrare nella dimensione dello spazio, appunto dell'ambiente. E qui tutti riconoscono, gli americani compresi, che il padre di tutto questo è un italiano, cioè Lucio Fontana. Lucio Fontana nel 1949, cioè 7 anni prima del primo satellite intorno alla Terra, se non sbaglio roba tipo 12 anni prima il primo uomo sul Gagarin, quando è stato, credo 61, insomma, quindi prima che noi entrassimo nella consapevolezza della assenza di gravità. Noi prima non ci pensavamo mica, ma adesso quando vediamo l'italiana che gira intorno alla Terra, eccetera, cioè l'idea, la dimensione dell'assenza di gravità non ci apparteneva. E Lucio Fontana questo ha concepito, 1949. Io quell'opera lì la conosco bene perché l'ho ricostruita in una mostra a tutto il museo di Bologna, si chiamava Europa America la mostra, e io l'ho ricostruita bene, credo, perché era ancora viva la moglie di Fontana ed erano vivi gli artisti che l'avevano vista in quel 1949, l'opera era la seguente. Voi fate conto, ecco, guardate proprio una dimensione di questo palcoscenico, si entrava, si scostava una tenda nera e si entrava in un ambiente tutto nero, infatti si chiama ambiente nero, tutto nero, e partivano delle luci di wood, cioè luci nere appunto, che illuminavano sul soffitto questa forma informe. La cosa era straordinaria, dico 1949, era straordinaria, perché aperta la tenda non si sapeva se il passo dopo si incontrava pavimento o spazio o nulla. E quindi proprio si entrava in quella non per nulla Fontana in questi anni fonda il movimento nucleare, cioè lui aveva proprio l'occhio verso questa dimensione del futuro.
e soprattutto, insomma, nel 1949 comincia a impossessarsi appunto dello spazio, a entrare nella dimensione dello spazio. Ciò ha avuto infinite conseguenze dopo, e io avanti per favore, ve ne do due esempi, appunto. Uno americano, cioè la conseguenza è stata quella del minimalismo, il cosiddetto minimalismo, ancora oggi che voglio dire, si fa presto dire, ma insomma il minimalismo ha avuto un effetto planetario enorme. Questo è Frank Stella. Non lo guardate così, perché tenete sempre conto che questa è una forma che aggetta nello spazio, cioè vuole guadagnare appunto la terza dimensione. Versante americano e versante italiano. Nel versante italiano si è chiamato arte povera. Allora, arte povera ha avuto due. L'artista Pierpaolo Calzolari, che ha aderito in qualche modo, insomma più o meno era del gruppo dell'arte povera, mi ha detto una frase molto molto significativa, mi ha detto: gli americani vogliono formalizzare la realtà, Frank Stella che abbiamo visto prima, noi vogliamo respirarla, così mi disse Calzolari. E l'arte povera ha avuto due versanti, il versante romano e il versante torinese. Il versante romano è questo. Insomma, nel 1967, io già che facevo ancora l'università a Bologna, sono andato a Roma per vedere la famosa mostra del pappagallo di Cunellis, cioè in questa galleria che si chiamava L'Attico. La mostra consisteva in un pappagallo dentro la galleria. Cosa voleva dire Cunellis e il gallerista Fabio Sargentini? Volevano dire la dimensione della natura che entra nella dimensione sacra dell'arte, di una galleria d'arte. Nel 68, e qui comincia la spinosità dell'arte contemporanea, per cui a questo punto diventa difficile anche farsi capire, ma insomma questo è, e questo ha fatto la storia. Nel 68 mi sono laureato, ho vinto una borsa di studio a Roma, a febbraio del 69 stavo a Roma e Fabio Sargentini aveva cambiato galleria, aveva aperto questa nuova galleria che vedete, un garage, ciò che è stato poi copiato anche dagli americani, e la mostra consisteva in questo. Cunellis ha portato in galleria 12 cavalli, cioè ancora una volta evolveva quell'idea, l'idea della natura che entra nella dimensione sacra dell'arte. I 12 cavalli venivano di notte ricoverati a Piazza di Siena, alle scuderie di Piazza di Siena, e potete immaginare, insomma, di giorno facevano i loro bisogni lì, potete immaginare l'odore, eccetera. La natura, insomma, questa era la dimensione. Quindi sempre natura, siamo in un ambito veramente di naturalismo, insomma, per entrare nella dimensione della natura. Questa Roma. A Torino, vi faccio un esempio, Giuseppe Penone, che era mio coetaneo, ai tempi me lo disse, adesso io pianto un albero, poi gli metto intorno una mano di ferro e vedrai che nel corso del tempo la natura, cioè l'albero, ingloba l'elemento artificiale, ciò che puntualmente vedete in questo caso. Ecco, la dimensione appunto della natura. Erede di questa cosa, avanti per favore, è questo inglese che vedete in questo momento, celeberrimo oggi, che si chiama Anthony Gormley, anche lui era quella mostra là di Nuova Immagine, e questa era proprio l'opera di Nuova Immagine, perché lui questo fece, cioè fate conto, lui aveva a disposizione un pannello grande, un po' più piccolo di questo, e lui si mise lì e fece questa con un matitone e fece questa figura, quest'uomo che corre, poi progressivamente disegnò questa, ecco, che cosa? Questa emissione di energia, cioè la sua ossessione è il corpo umano è l'energia che produce, e questa ragnatela appunto è segno di espansione di
energia, il che naturalmente ha un'origine sicuramente futurista, la base di un'idea come questa è il futurismo, ma certo è anche legata a quelle in tempi moderni e più ravvicinati appunto a quello che ha fatto l'arte povera. Avanti. E poi c'è il pilastro del comportamento, se volete, che ha molte tangenze con il mondo del teatro, insomma è molto vicino al teatro del tempo, al teatro della crudeltà, insomma tutto quello che sappiamo appunto del teatro. Beh, insomma, ciò che al teatro di Reggio Emilia è stato rappresentato ai tempi in modo eccellente, ancora in tempi recenti, si fa per dire, ho visto il gruppo di Nina Bausch lì al teatro, che era proprio derivava esattamente da questa cultura. Qui la protagonista assoluta è stata Marina Abramovic, che io ho conosciuto appena arrivata in Italia da Belgrado, quindi siamo nei primissimi anni 70, e l'opera forse più famosa che ha fatto è questa, che è avvenuta a Kassel, cioè nella mostra Documenta, nel 1977. Io c'ero, ecco, uno di quelli lì, vedete, sono io. Perché? Perché sapete, quando ci sono queste inaugurazioni si sparge la voce, lei era già stimata, molto stimata, passa parola, dice alle 7 Marina Abramovic fa una cosa lì, ancora una volta in un garage. Allora le cose sono andate così. Vedete quella colonna sulla destra? Allora fate conto, in questo spazio c'erano due colonne, una lì e una lì, che correvano, vedi, in alto c'erano dei cursori, ma le colonne erano di legno e i cursori non erano particolarmente agili, ecco, diciamo così, non c'erano dei cuscinetti a sfere, ecco. È arrivata lei e il suo uomo Ulay, si sono messi spalla a spalla lì al centro e poi sono partiti nelle due direzioni, e il problema era con delle panciate, perché il tema in Marina Abramovic è sempre il dolore, insomma, in qualche modo. Il problema era spostare le colonne. Fatto sta che a un certo punto, una volta, due volte, la colonna di lei si blocca, ma lei non si rassegna e riparte da un'altra panciata, ma la colonna era ferma a quel punto. Lui sparisce dopo un po' e lei invece continua e quindi, boom, la pancia diventa prima viola, poi rossa, poi la pelle si apre, poi il sangue, e tutti lì, cosa saremmo stati? 100 persone a dire basta, basta, stop, stop, eccetera, eccetera, ma insomma è finita che lei è praticamente svenuta. Ecco, io quella sera l'ho molto ammirata, perché ho capito che, intanto ho capito che nella mia testa mi sono detto che dietro c'era una determinazione che secondo me derivava da qualche complesso, qualche storia lontana. Credo poi di aver capito qualcosa quando in un'intervista le ha detto che ha avuto una competizione per tutta la vita con la propria madre. Questo è possibile. Ma insomma, io l'ho ammirata proprio perché ho capito, insomma, c'è poco da fare. Il problema era il lavoro andava finito, ecco, e lei l'ha finito a costo proprio. Quindi tutto quello che è venuto dopo, lei che, no, alla Biennale di Venezia puliva delle ossa insanguinate, eccetera, eccetera, deriva da lì. Questa è una specie di idea originaria. Avanti, per favore. Ecco, e poi c'è il pilastro storico dell'arte astratta. Io qui faccio vedere due sole immagini di due scultori, vi faccio vedere la scultura. E questa immagine è di un grande scultore morto un paio di anni fa, ma si chiama Mauro Staccioli. E quest'opera fu fatta alla Rotonda della Besana a Milano. Voi sapete che la Rotonda della Besana ha una specie di cupola
Ecco, no, quello che è importante aver chiaro è che quell'affare lì non è grande come una bottiglia, era alto 25 metri, insomma, per cui ha fatto questa grande struttura che si infilava dentro alla cupola, e naturalmente l'eredità era quel minimalismo, cioè c'era un rapporto col minimalismo americano, però con quella punta feroce, che è così italiana, insomma, che è così europea e che è così legata, per esempio, al teatro della crudeltà, della quale abbiamo appena finito di parlare precedentemente, tradizione astratta. E in questo senso vi mostro anche, questo è proprio un divo, ecco, addirittura dell'arte internazionale, è Anish Kapoor, cioè è un indiano londinese. E la cultura indiana in lui si sente molto, perché il tema, l'ossessione di Kapoor è il vuoto, cioè l'assenza di cellule, cioè esattamente il tema opposto a quello di Michelangelo. Cioè Michelangelo cosa diceva? Diceva, quel blocco di marmo, lì dentro c'è la pietà, bisogna tirarla fuori. Kapoor dice il contrario, dice sì, c'è la materia, ma quello che a me affascina è l'assenza di cellule all'interno della materia, per esempio in un'opera come questa, che chiaramente ha una allusione vaginale, ma con l'uovo al centro, quindi Kapoor medita su questo punto, insomma, nella assenza di cellule, lì si crea la cellula della nuova vita. Ecco, questa è l'idea così legata, appunto, ripeto, alla cultura indiana. Avanti, per favore. E per chiudere, io chiudo con, appunto, gli anni Ottanta. Perché una determinazione in questo senso cronologica, ma perché gli anni Ottanta restano fondamentali per una ragione di fondo, che negli anni Ottanta, subito all'inizio, si capì che il punto degli anni Ottanta è che spariscono gli steccati, insomma i famosi storici steccati, no? Il primo dei quali era quello arte figurativa, arte astratta, sul quale c'è poco da scherzare oggi, ma dico, ai tempi intervenne Togliatti sulla prima pagina dell'Unità, mica balle. Ecco, già alla mia generazione di quello steccato lì interessato molto moderatamente, anzi quasi nulla, alla generazioni seguenti proprio non gliene è importato nulla proprio, per cui le generazioni seguenti, insomma, oggi se parlate con un artista che abbia 30-40 anni così, insomma, se gli serve la pittura usa la pittura, se gli serve la scultura usa la scultura, se gli serve il video a video, se gli serve il computer usa il computer, eccetera, non ci sono preclusioni, diciamo, linguistiche. E io proprio per questo vi faccio vedere tre accezioni di questa arte degli anni Ottanta, proprio per far vedere, insomma, questa, almeno tre facce di un prisma che ne ha anche di più. Allora, la prima è quella di Keith Haring, che vedete in questo momento. Questa è la sera nella quale Keith Haring ha dipinto il negozio Fiorucci in San Babila, forse qualcuno di voi, i ragazzi se lo ricordano di sicuro. Quella sera lì andammo prima a cena, per la precisione alla Locanda Solferino, vabbè, insomma, dove accaddero delle cose, ma adesso non voglio farvela lunga, e poi siamo andati lì nella cosa, Radione grande così, un suo amico, e lui che dipinge, lui era Keith Haring, che era un ragazzo squisito, altro che selvaggi, era un ragazzo squisito,
e con me ha voluto parlare di pittura e di semiologia, capito? Perché lui aveva studiato all'Accademia di Belle Arti a New York e capiva che questo suo segno alludeva, entrava appunto nel mondo dei segni, cioè appunto della semiologia. Beh, quella è stata la notte nella quale lui mi ha detto, cioè guarda, io ho vissuto gli anni... eravamo nell'84 a questo punto, poi, perché poi dopo è venuto la biennale dell'84, dice guarda, io ho vissuto gli anni della libertà sessuale a New York, se non muoio di AIDS io non muore di AIDS nessuno. Puntualmente 6 anni dopo l'AIDS se l'è portato via, e questo è accaduto, eh. E quindi Keith Haring, dopo, questo accadeva, fate conto, a febbraio, dopo è venuto alla Biennale, appunto, dove appunto aveva una parete grande così, dove poteva dipingere quello che voleva, e per dirvi adesso quanto era squisito il personaggio, io una mattina... Io dormo la mattina, non sono un gufo, non sono una allodola. Mia moglie è andata lì ai magazzini del sale prima di me e l'ha visto che puliva i pennelli in laguna e gli ha detto, scherzando naturalmente, gli ha detto pollution. E lui dice che è diventato rosso come un peperone e ha detto oh no, just a bit, solo un po', insomma, e si vergognava moltissimo, ecco, di avere pulito i pennelli in laguna. Quindi questo è il versante, diciamo, graffitistico, come si dice. Poi c'è il versante classico, diciamo così, avanti per favore, la misura classica con l'immagine, e qui questo artista qui non lo so bene chi sia, grosso modo mi sembra essere Omar Galliani, che grosso modo deve essere qui da queste parti. Dov'è Omar? Eccolo là, gli facciamo anche... con quest'opera qui, perché lui è proprio questo, insomma, è la volontà di misurarsi con alti risultati, proprio con la figurazione, insomma, con la dimensione classica appunto della pittura occidentale. Quest'opera è del 1983, come vedete c'è lui che rapisce lei verso il cielo, e insomma c'è stata anche, beh, lui è una vetta, insomma, diciamo, ma insomma c'è stata anche questa volontà di figurazione. Beh, tanto per dirne uno, sai cosa ho scoperto, Omar? Che tu te lo ricordi Christopher Lebrun, che la nuova immagine era uno che faceva una pittura di grande sapienza, insomma, paesaggistica eccetera. Sai che l'ho scoperto? Che è il maestro di pittura dell'attuale re d'Inghilterra, cioè Carlo va a lezione di pittura appunto da Christopher Lebrun. Poi altra accezione, e beh, di questo che forse è il più grande artista, insomma, poi le classifiche non si fanno, comunque della mia generazione, Anselm Kiefer, io e lui siamo andati a 10 ore di distanza, lui la sera dell'8 marzo, io all'alba del 9 marzo di un certo anno. E perché lo dico? Lo dico perché voglio dire, effettivamente anche la nostra generazione ha voluto misurarsi con un'idea di assoluto, ecco, diciamo così, con un'idea di assoluto. Questi sono i 7 palazzi celesti che sono a Milano, all'Hangar Bicocca. Se non li avete visti, correte, perché anche qui bisogna avere le idee chiare, cioè questi non sono grandi anche quelli come questa bottiglia, sono alti 23 metri, capito? Quindi sono gigantesche cose, per le quali Kiefer si è ispirato a temi di antica teologia ebraica. Adesso io non ho tempo di entrare nei particolari, ma insomma la dimensione dell'alto del palazzo che va verso il cielo, beh, è proprio questo, insomma, è la tensione verso Dio o verso comunque l'assoluto. Ecco, sono emozionantissimi, insomma. E d'altronde, guardate, io lui l'ho conosciuto per la prima volta nel 79, proprio in vista di quella mostra, ed era un ragazzo
squisito, anche lui, che però aveva un particolare. Lui era nato a Lipsia, sotto i bombardamenti, quindi nella Germania di là. E aveva un particolare che non parlava inglese, non voleva parlare inglese. Un tedesco che non vuole parlare inglese è raro, lui non voleva. Lui parlava o tedesco o francese o italiano, quindi appunto cultura tedesca, perché lui è pieno di poesia tedesca, di Friedrich, di pittura tedesca, è chiaro che è così. Cultura francese, infatti adesso lui abita vicino a Parigi, cultura italiana, figuriamoci, insomma è proprio una specie di cuore, ecco, di cuore pulsante dell'Europa, è al cuore, ecco, della cultura europea. Ultima immagine che vi mostro, perché anche qui dovevo pur mostrare, la mia scommessa era quella di mostrare l'eredità di questi anni Ottanta, e secondo me una artista di grandissima qualità, la più grande insomma dei cinquantenni, diciamo così, di quelli che sono venuti dopo di noi, è questa, è una fiamminga di nome Berlinde von Breukere, adesso il fiammingo è difficile da pronunciare, che affronta, tocca una parola chiave di tutta la cultura occidentale, che è la parola metamorfosi di Ovidio, che ha tenuto in piedi la pittura per dei secoli, fino alla metamorfosi di Kafka, naturalmente, figuriamoci, la metamorfosi di Kafka, che è un capolavoro immenso, gigantesco. Metamorfosi anche dei nostri tempi, perché scusate. Allora, intanto vediamo l'opera. L'opera è ispirata al volo di Icaro, cioè Icaro che va verso il sole, si sciolgono le ali, si sciolgono la cera, insomma, e lui precipita davanti. E quindi, come vedete, questa è una figura che parte maschile e che progressivamente perde forma, cioè va appunto in una forma di metamorfosi. E metamorfosi è la parola chiave anche della nostra cultura, metamorfosi in tutti i sensi, metamorfosi nelle ingegnerie genetiche. Pensate voi, Blade Runner, che è un film leggendario del nostro tempo, vive di metamorfosi. Che ne so io adesso, l'altro ieri leggevo guerra in Ucraina, dice due giornalisti americani sono andati a vedere, uno però bomba, uno è morto e uno hanno dovuto amputargli una gamba, ecco, quello lì gli metteranno una sofisticatissima gamba artificiale e quella sarà un'altra forma di metamorfosi. Insomma, metamorfosi è proprio il tema per eccellenza del nostro tempo, e Berlinde appunto mi sembra che lo rappresenti in modo eccellente. Insomma, questo è quello che abbiamo vissuto. Allora, tutto questo ci è costato molta fatica, molti viaggi, e Omar Galliani continuamente in macchina, ma anche io, molti aerei, molte arrabbiature, forse io dovrei dire un'altra parola, ma insomma ci siamo capiti. Però, insomma, tutto questo ci ha procurato anche parecchia felicità. Grazie. Era del tutto prevedibile, naturalmente era del tutto prevedibile che la serata fosse così piacevole, così godibile, così ricca di aneddoti, di esperienze, perché non sono aneddoti, sono esperienze queste, no? Non sono semplicemente dei racconti. È lo 0,000 di quel che poi produce la vita, mica merito mio, la vita che... Ma a parte il contenuto, io vorrei sottolineare che va da sé, io vorrei però sottolineare, come dire, la bravura di Caroli nel spiegarci le cose, no? Nello spiegarci le cose, e, come dire, dal vivo, no? Quindi davanti a un pubblico, però tutto questo parte da un libro. Ora, il libro, io voglio fare una prima domanda che è questa. Il libro, il professore non l'ha detto, ma ha una struttura molto particolare,
perché è un libro in realtà a dialogo. Cioè, lui sceglie questa struttura di una figura X che chiama l'esploratrice e di una figura Y, che è lui invece, no? Che è il professore. Ora, c'è questo continuo dialogo che, come dire, rende in qualche modo molto più semplice la lettura, peraltro una lettura che, diciamo la verità, è molto gradevole, cosa oggi molto difficile, no? Cioè, parlare d'arte, come parlare di qualsiasi argomento, per la verità, porta sempre con sé il rischio della oscurità, no? Quando non capiamo una cosa ci sentiamo in colpa, ma spesso è colpa di chi scrive o di chi parla, no? Quando non capiamo e rimaniamo lì in una condizione di subalternità, ecco, Caroli parla molto bene, scrive molto bene, però ecco questa cosa che mi ha molto colpito, cioè del dialogo, e volevo chiedergli da dove nasce questa... No, beh, il dialogo aiuta perché permette con le domande di fare le domande che corrono, insomma, la domanda più cioè, no? È una specie di contraddittorio che permette di chiarire i motivi di quello che si vuole sostenere. Ma insomma, sì, io lì ho pochi meriti, devo dire che, cioè, ci fu uno che lo inventò, cioè, certo, Socrate, che cominciò a avere un'idea al riguardo, ecco, quindi insomma è proprio non un espediente, è una tecnica in qualche modo, è una tecnica per cercare di chiarire delle cose che non sempre sono chiarissime, ecco questo. Certo, però la cosa che mi ha colpito e che volevo presentare anche al pubblico il fatto che è una tecnica che certo Platone va benissimo, ma anche nella storia dell'arte c'è, cioè nella storiografia artistica c'è e ha degli antenati nobili. La cosa curiosa è che sono antenati molto antichi, no? Come questo Carduccio che scrive nel 600, oppure Giovanni Morelli che scrive Giovanni Morelli, la cosa curiosissima, devo come dire, rendere un po' omaggio anche al luogo in cui siamo, no? Allora, Giovanni Morelli usa il dialogo, che sappia io, per la prima volta per Correggio. Sì. Perché nel 1880, cioè dire, questo grande conoscitore che Giovanni Morelli deve parlare della Maddalena di Dresda e tutti la ritenevano un enorme capolavoro di Correggio, lui invece pensa che sia una copia, e per dimostrare che è una copia chiama in causa una signora che parla con lui. Che è una cosa, una curiosità, certo. questa. Sì, certo. Ecco, no, volevo prima che il pubblico magari intervenisse a sua volta facendo domande a Flavio Caroli, volevo invece io fare una domanda, l'anticipo, molto impegnativa, forse troppo impegnativa per tutti. Cerchiamo di essere sintetici. Lei ha citato Icaro. Sì. Il tema della tradizione, tradizione, cioè oggi si è parlato giustamente della contemporaneità, solo a tratti è venuto fuori il tema dell'antico, no? A tratti, Icaro. Nel suo libro viene fuori a proposito della mostra di Tony Cragg a Modena, quando lui usa una epigrafe romana. Ah, sì. No? Sì. Cioè, allora le facevo questa domanda, ripeto, sì, impegnativa. Che ruolo ha? Sì. Allora, se lo ha. Sì, appunto. No, cioè, Guicciardini diceva, le cose non sono vere se non le insegni la discrezione. Allora, cioè, non è che si possono affettare queste cose. È complicato, sono rapporti infinitamente complessi. Cioè, ma è chiaro che la tradizione c'è ed è sempre lì che preme su di noi. Poi ogni tanto si creano delle fratture, delle vere e proprie fratture, che però in qualche modo vivono anche loro sulla tradizione. Insomma, non ci sono risposte, ci sono risposte affidate alla
alla discrezione. È chiaro, la tradizione è fondamentale, come si fa? Non si può vivere senza tradizione. Nello stesso tempo però è anche vero che ci sono dei momenti in cui le rotture sono radicali, anche se poi, dunque no, dicevi, la storia, sì, la storia di sì, di Tony Craig, sì. No, quella fu una gaffe spaventosa che io ho fatto nel corso della vita mia, perché invitai mostra appunto qui a Modena, mostra nel Museo Archeologico, era l'arte contemporanea, e la sera prima dell'inaugurazione tutti avevano fatto il loro lavoro. Tony Craig non l'aveva ancora fatto e gli ho detto: ma come facciamo? Dice: don't worry, ma tu, lui, non ti preoccupare, lo fa domani mattina. L'inaugurazione era di mattina alle 11, sarà tutto pronto. E io, come vi ho già detto, non sono un'aquila per alzarmi, sono fatto stesso, arrivo all'inaugurazione. E lui aveva fatto un'opera bellissima, che era un portiere che si protendeva a prendere una palla, ma la palla era un tondo romano che lui aveva preso appunto al Museo Archeologico. E però io non, era l'inaugurazione, non l'ho guardato bene. Poi subito dopo l'inaugurazione sono partito. E dopo ho cominciato a vedere Tony Craig che mi faceva il grugno, a vederlo qua, là, mi faceva il grugno. No, no, poi è successo questo. È successo che lui ha fatto causa, sì, al comune di Modena, perché una onesta scopatrice modenese è arrivata lì, ha visto questi pezzi di plastica appesi al muro col portiere, e li ha rispediti, li ha messi e li ha rispediti alla discarica da cui provenivano. Quindi è cominciata una causa fra lui e il comune di Modena. Per cui io lo vedevo e lui mi faceva il grugno, e io ho sospettato che lui temesse, che lui pensasse che avessi preso io l'opera. Finché poi scrivo il libro, il redattore del libro, ma anni dopo, 3 anni fa, mi dice: ma dice, scusi, ma lei ha visto che c'è scritto in quel tondo, in quella palla lì? No, insomma, nel tondo c'era scritto Flavius poeta, insomma, mi aveva voluto fare un regalo, mi aveva fatto un regalo con un'epigrafe, col mio nome e con delle belle cose. E quindi ho fatto una gaffa, io cosa devo fare? Ho fatto una gaffa e non ho ancora avuto occasione di rincontrarlo per cercare di chiarire appunto la questione. Mi dispiace, è andata così. Ecco. Bene, grazie di questa, ecco. Piacevole, sì. Di questo piacevole, sì. Racconto. Io a questo punto chiederei al pubblico se avesse voglia di chiarimenti, di volesse fare domande, molto banalmente. C'è una mano là, c'è una mano. No, aspetti che le danno il microfono. Professor Caroli, buonasera. Intanto la ringrazio della sua pregevolissima lectio magistralis. E io sarei curiosa di un suo parere su Damien Hirst e su Bansky, due figure che ai giorni nostri... No, sono cose diversissime, diversissime. Allora, dunque, cioè quello che li unifica è forse il meccanismo pubblicitario, ma insomma, appunto, anche qui, se non le insegni la discrezione, siamo sempre lì. Allora, Damien Hirst parte serissimamente con omaggi alla natura morta classica e al senso della morte che c'è appunto nella natura morta. C'è un quadro di... due quadri di Poussin e di Guercino che si chiamano Et in Arcadia Ego, cioè la morte, cioè il pesce, no, la sua opera forse più celebre, Il pesce cane sotto formalina, è agghiacciante e raggelante. Quindi lui è partito serissimamente, dopodiché appunto si è innescato il meccanismo pubblicitario e quindi insomma bisogna tener conto di quello. Ma sempre nel versante avanguardie, e poi avanguardie
londinesi, perché lui poi ha rotto con la, se oggi va a Londra e parla col mondo dell'arte di Damien Hirst è squalificato, è morto, perché a un certo punto lui ha voluto fare un'asta delle sue opere in proprio, sfuggendo alle leggi del mercato, quindi anche qui ci vuole discrezione. Comunque siamo nell'ambito delle avanguardie. No, Banksy invece è proprio in un ambito di figurazione relativamente tradizionale e anche se insomma esplicita, ecco, nei suoi contenuti, ma non è nel mondo, non appartiene al mondo delle avanguardie. Il mondo delle avanguardie non ha neanche mai preso seriamente in considerazione la cosa, però la cosa è stata geniale a modo suo sul piano della comunicazione. E quindi, sa, per esempio, c'è un terzo caso di mezzo che a Roma, se va a Roma, vede le spalliere del Tevere, sono state dipinte da un pittore sudafricano, adesso il cui nome io sono stanco morto, scusatemi, ma non mi sta venendo, forse Galliani ci dice. Ecco appunto, che è Kentridge, esatto. E anche lì è dove lui dice: no, deve essere la natura che deve modellare il tempo, insomma, che deve modellare l'opera. Quindi, cioè, è una specie di caso intermedio fra i due, ecco, quindi di uso pubblicitario dell'immagine e nello stesso tempo, però, anche di per entrare nel meccanismo linguistico specifico di quel tipo di arte. Insomma, caso per caso, no, non si possono dare risposte. Dunque, secondo me l'unica vera risposta che a me interessa nel mondo dell'arte è quella di qualità. Ecco, questo ce l'ha insegnato proprio Roberto Longhi. Cioè, come si vede un'immagine, intuitivamente bisogna dargli un voto. Se è 10 è 10, se è 6 è 6, se è 4 è 4. Ecco, a me quello interessa. E poi dopo il perché è sempre contorto, ma scusi, è contorta la vita, perché dovrebbe essere facile l'arte, e l'arte è complicata come è complicata la vita, ecco. Grazie professore. Grazie. Una domanda perfetta, mirata, ficcante, ce ne sono altre magari? Kentridge comunque la tradizione ce n'è lì a Quintali, lì a Lungotevere, no? Per fare un esempio. Buonasera professore, se mi permette una domanda un po' irriverente, come le facevamo nel 1979 studenti dell'Università di Bologna, e assicuri presenti che l'elezione del professor Caroli 43 anni fa era esattamente come stasera. Parli più piano, per favore. No, le volevo chiedere questo, una domanda irriverente in questo senso. Stasera ho trovato un'omissione, non so, una rimozione, non ho sentito parlare della linea psicoanalitica dell'arte contemporanea. Sì, no, non ne ha sentito parlare perché è dietro tutto, voglio dire, come si fa, è dietro tutto quello che ho detto. Pollock era in cura da uno psicanalista junghiano, quindi eccone uno, adesso dico, vado rapidamente. Rothko, che ha visto, non ho fatto vedere perché il tempo non c'era proprio, era sprofondato in tutto ciò. Poi andiamo, l'Abramovic, figuriamoci, Bacon, figuriamoci. Cioè la psicanalisi, cioè non esiste una linea psicoanalitica dell'arte. Esiste la psicanalisi, la psicanalisi freudiana, perché anche qui poi bisogna distinguere, eccetera, è un tentativo di spiegare il perché l'uomo ha la necessità di esprimersi, appunto, di tirar fuori le proprie cose. E poi naturalmente poi fallisce anche la psicoanalisi, perché ci ha provato Freud stesso e non è mica arrivato a grandi risultati, ma insomma la psicanalisi è un tentativo di metodo di comprensione del mondo, ecco. Ripeto, in chiave freudiana, in chiave odiatissima junghiana, in chiave straodiatissima per i tempi più recenti, con i nuovi psicanalisti dopo Lacan americani e via dicendo.
Cioè, gli unici che hanno assunto la psicoanalisi come poetica sono i surrealisti, che si sono apertamente ispirati al pensiero di Freud. La reazione di Freud, medesimo, è stata: sono tutti pazzi. Cioè, ecco, quindi come tutto è estremamente complesso, intersecato, ma è questo il suo fascino, accidenti, è questo, come il fascino della vita, appunto. Un altro grande applauso al suo Carolino.